Termina il primo turno infrasettimanale della stagione, valido per la quarta giornata di Serie C Now. Arzignano Valchiampo, Alessandria, 1-0 risultato finale. Mister, intanto appunto siamo qui con il tecnico mister Giuseppe Bianchini. Commentiamo intanto la partita prima di passare alla stampa. Grazie. Una vittoria sofferta, meritata, perché abbiamo creato tanto, dovevamo portarci a fare più gol quando è il momento nostro migliore. Poi se non fai gol nelle occasioni, poi alla fine puoi soffrire, perché avevamo speso tanto, eravamo alla seconda partita, quindi ci sta la sofferenza, ma ben venga la sofferenza, perché per noi diventa linfa, ci stimola, ci fa migliorare. Nella sofferenza noi viviamo meglio, e i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, e ci ha messo tanto cuore, ritmo, intensità, e sono contento di questo, perché ho avuto una risposta importante. Mister, passo ad Anna Fabrello del giornale di Vicenza. Mister, io vorrei partire in realtà con la corsa di Antoniazzi verso di te e l'abbraccio che ha voluto darti dopo il gol, dimostrazione anche che il calcio forse non è solo calcio, penso che sia anche per la situazione, insomma, sappiamo che stai vivendo, però ti chiedo anche questo quanto vuol dire e quanto conta per la squadra anche. Vuol dire, Manu è un ragazzo splendido, può dare tanto di più, lui lo sa, continua a dirglielo, e avevo voglia di vederlo di nuovo lui, e oggi l'ho visto e sono contento. E poi i rapporti si cementano nel corso degli anni, tra alti e bassi, ed è bello, ma io sono contento del rapporto che ho con tutti i miei ragazzi, perché sono speciali. Ecco, tornando alla prestazione, hai detto nel secondo tempo si è sofferto, però credo che quel zero nel tabellino dei gol segnati dagli avversari sia un altro segnale importante da cui ripartire, perché sono tre punti fondamentali che vuol dire che non avete ancora fatto nulla, però penso che possano darvi una buona carica. No, no, non abbiamo fatto nulla, abbiamo fatto una partita, la partita giusta. E chiaramente adesso c'è da migliorare ancora tanto, c'è da lavorare tanto, però in massima serenità, fiducia, quella che non è mai mancata comunque anche dopo le due sconfitte, perché io vedo questi ragazzi lavorano bene, hanno bisogno di trovare la partita e ritrovarsi loro nel loro essere. Oggi ho visto un Arzignano tosto, ed è questo che ci deve contraddistinguere, migliorando ancora di più. Senti, hai finito con la difesa a 5 anche proprio perché questi punti comunque avevano un peso, magari non tanto per la classifica in questo momento del campionato, però soprattutto per il morale. Adesso vi approcciate a un'altra partita difficile domenica, però magari anche con uno spirito, con un entusiasmo, ecco, che vi può dare questa partita. Ma vincere ti fa lavorare meglio, è chiaro, e ti fa lavorare meglio, più sereno, non meglio, perché i ragazzi stanno lavorando bene, e ti dà un po' di autostima. Non ci deve dare la convinzione o la presunzione di essere già a posto, di essere più bravini degli altri, assolutamente, i ragazzi lo sanno. Poi non subire gol per me è fondamentale, io continuo a dirglielo, ci lavoriamo, mi rodeva tanto, e mi rode quando si soffre, quando non ci muoviamo bene. Però un po' alla volta stiamo migliorando, è un ottimo segnale non aver preso gol, ma dobbiamo continuare così. Ecco, un ottimo segnale anche, hai cambiato tanto rispetto a domenica, però chi è entrato, come è stata la forza dell'anno scorso, non ne parliamo più, però comunque è stato uno dei punti di forza in questa partita, chi ha esordito anche dal primo minuto, perché c'erano due esordienti tra i professionisti del primo minuto, Cazzadori e Bernardi, hanno risposto direi bene. Sì, hanno risposto bene, ma ha risposto bene tutta la squadra. Io ero convinto
che oggi potevamo andare a fare una partita importante, ma perché vedevo non tanto gli 11, vedevo la squadra che aveva gli occhi giusti, gli sguardi giusti. E non è la vittoria di chi ha giocato solo, è la vittoria di una squadra che si sta formando, che si sta cimentando e che deve lavorare ancora tanto, però mi auguro di aver intrapreso la strada giusta. Grazie Grazie mille, mister. a voi. Finisce la quarta giornata di Serie C Now, primo turno infrasettimanale della stagione 23-24, in sala stampa con il nostro centrocampista Manuel Antoniazzi, autore della rete che ha portato 3 punti ai giallocelesti e la prima vittoria di questa stagione. Manuel, intanto complimenti a te e a tutta la squadra. Grazie. È una storia, possiamo dire, che si ripete. Perché la scorsa stagione Sì, hai portato diciamo tu la prima vittoria con la Procesti. all'Arzignano in trasferta e oggi si ripete. Lascio a te intanto il commento della partita. No, sì, l'importante comunque era. Sì, è venuto il gol, meglio ancora, però l'importante era a livello di squadra compattarsi dopo magari delle prestazioni che non erano da noi. E penso che oggi, oltre alla vittoria, che secondo me è meritata, c'è stata la prestazione, la voglia di aiutarsi, e quella è la cosa più importante. Cioè, dentro il campo si sentiva questa forza, questa energia, se diciamo così. Passo subito, Manuela, alle domande di Anna Fabrello del Giornale di Vicenza. Senti, Manuela, anche con te vorrei partire dall'abbraccio che hai voluto, penso, fortemente dare al mister in un momento per lui probabilmente difficile, credo che ci sia anche un po' quello, ma credo che ci sia anche una voglia di ripartire, di ringraziarlo anche per averti dato fiducia dopo magari una partenza di campionato proprio non positiva. Sì, diciamo che tante cose le devo a lui, anche se sono qua in questo momento. E diciamo che lui ha sempre creduto in me, anche dopo queste partite che non avevo fatto bene e non stavo magari bene anche mentalmente. E lui magari è riuscito anche a prendermi da parte, a farmi capire certe cose, a responsabilizzarmi ancora di più. E mi ha aiutato a uscire, diciamo, a sbloccarmi mentalmente. E quindi quell'abbraccio era perché comunque quel gol era per lui, me l'aveva detto. Poi la fiducia che mi ha sempre dato era per lui, sì. Anche se non credo sia. Sì, era un momento difficile della squadra, però penso che nessuno abbia mai avuto dubbi sul mister, né noi, anzi, per niente, e neanche la società. Ecco, invece tornando alla prestazione, un gol anche molto bello, sei volato molto in alto, magari colpo di testa non è il tuo colpo proprio preferito, però insomma, descrivici un po' il gol come l'hai vissuto tu dal campo. Diciamo che anche l'anno scorso ne ho fatti parecchi di testa perché è proprio il nostro modo di giocare che ti porta a questo, nel senso che le mezzali si inseriscono e la palla di solito è su un cross, quindi si va di testa. Diciamo che è stata una palla messa anche da un centrale, quindi da Ivo, quindi è stata una palla un po' messa quasi, cioè non me l'aspettavo neanche, mi sono trovato lì, poi sono andato in terzo tempo e sono riuscito a prenderla bene, diciamo. Ecco, dal punto di vista proprio morale è una vittoria comunque importante, vi permette anche di avervi vinto contro, diciamo, un'avversaria diretta in questo momento perché eravate entrambi ultimi. Quanto può servire per ripartire e ripartire con il piede giusto, visto anche che vi dà, credo, anche qualche energia in più, visto che questa settimana è impegnativa anche dal punto di vista fisico? Sì, cioè era importantissimo riuscire a sbloccarci anche a livello di risultati e per proseguire appunto, cioè no, neanche per proseguire, proprio per cambiare la rotta che avevamo fatto in queste 3 partite. E ero convinto che bastava un episodio, una partita per poi. E penso che adesso abbiamo fatto questa partita, accantoniamo, ci dà un po' di ossigeno, quello sicuramente, anche a livello mentale ci aiuta tanto, però adesso abbiamo una partita contro un'altra squadra tosta a San Giovanni, dove l'anno scorso ha fatto una stagione incredibile, quindi bisogna riuscire ad andare là e fare punti, anche perché non è che abbiamo fatto cioè, una vittoria non può cambiare quello che è successo prima. Certo, dal punto di vista dello spogliatoio l'hai detto tu, c'è sempre stata comunque fiducia nel lavoro che state facendo, però ti chiedo un po' come avete vissuto questo avvio non positivo e come anche si stanno inserendo i nuovi, che oggi per la prima volta forse si è vista anche quella compattezza di squadra che nelle prime due soprattutto era un po' mancata. Sì, diciamo che magari non ce l'aspettavamo,
anche perché abbiamo fatto, cioè, oltre ad aver perso, abbiamo fatto delle prestazioni che non erano da noi, soprattutto la prima giornata, e quindi non era facile, ci tenevamo appunto a rifarci e diciamo che anche i nuovi alla fine si sono integrati subito nel gruppo, l'hanno detto anche loro nelle interviste, quindi il problema non è stato proprio l'integrarsi, era stato proprio noi a livello mentale, magari sbagli una partita che ci può stare anche se è la prima, e da lì magari si è creato magari mentalmente in ognuno di noi magari quella, che magari fare quella corsa in più ti creava più fatica a livello mentale, neanche di gambe, quindi magari più paura a fare una giocata, e quindi questo magari mentalmente ci bloccava. Oggi ci siamo detti: oggi dobbiamo riuscire a sbloccarci mentalmente. Penso che oltre alla vittoria sia stata la prestazione, quindi qualcosa spero sia cambiato, ma sono convinto di sì, perché era un gruppo intelligente. Grazie al nostro centrocampista Manuel Antoniazzi. Grazie a voi.